Ciao ragazze, nuovo video haul e vi faccio vedere qualcosina che ho acquistato in questi ultimi 2-3 giorni. Sono pochissime cose, 1, 2, 3, 4, 5 cose, però ci tengo a farvele vedere perché almeno poi le posso archiviare e proseguire con il mio shopping. Vi ho già fatto vedere un sacco di belle cosine che ho preso sabato, però non è finita qui. Domenica ho preso due cose e ieri ho preso altre due cose. Partiamo subito da domenica, che sono stata con i miei da IKEA e poi all'outlet Franciacorta Outlet Village. Se mi vedete con la giacca, perché sono appena arrivata a casa e siccome devo lavarmi i capelli, così ho detto faccio subito il video, che così non sto qua a togliermi le cose di dosso. E niente, comunque all'outlet sono stata dai cinesi, che ci sono lì appunto vicino all'outlet, che è una catena, adesso io non mi ricordo il nome della catena, però è una catena che c'è un po' dappertutto, da quello che ho capito, almeno qui in giro. Io non l'avevo mai scoperto. Comunque ho preso questo profumo, che è qua è solamente la scatolina, l'ho provato oggi, è veramente buonissimo. Vi avevo già parlato di quello di Narciso Rodriguez, che era praticamente identico all'originale. Adesso praticamente l'altra volta che sono andata a prendere per la seconda volta Narciso Rodriguez, che ce l'ho lì integro da utilizzare, ho assaggiato l'altra volta il Coco Mademoiselle di Chanel. E vi assicuro ragazzi, io avevo sentito ancora l'originale perché lo usavano delle persone che conoscevo, e veramente quando l'ho sentito al primo spruzzo ho detto si sentiva un po' l'alcol, diciamo che il primo ingrediente è sempre l'alcol, quindi l'alcol de nat, che non so che cacchio sia. Comunque poi dopo 10 minuti che ce l'avevo su ho sentito proprio Coco Mademoiselle, ho detto prossima volta lo devo assolutamente prendere. L'ho preso sia io che mia mamma per mia sorella. Il numero è il 117 e questo è il profumo, la confezione almeno. Il profumo all'interno è fatto così, praticamente è uguale al Narciso Rodriguez, però è il numero 117 che corrisponde al Coco Mademoiselle. Oltretutto ci sono scritti proprio fuori anche i nomi dei profumi originali. E questo qua era in offerta a 6,90€. Io mi ricordo forse che era 7,90€, l'hanno comunque abbassato ancora di un euro, quindi ne ho preso solo uno, però voglio andare ancora a prenderlo perché è veramente ottimo. Poi la durata fantastica, perché l'ho messo stamattina e ce l'ho ancora, sono le 8 di sera, cioè ce l'ho ancora addosso. Veramente, no, veramente meraviglioso questo profumo. Ve lo straconsiglio se andate dai cinesi, Yuven Beauty, si chiama così. Questo è pari all'Exotic, che è l'imitazione di Hypnotic. L'Exotic che è l'imitazione di Hypnotic. Altra cosina che ho preso, questa treccia bionda, che ho già nel castano, che avevo trovato il mio colore sempre da questi cinesi. Ho voluto prendere il biondo perché se mi capitasse di fare lo chignon con i capelli biondi, almeno ho il... di solito io la metto così, che poi sembra proprio una treccina, così, no, come ferma chignon, e mi piacciono tantissimo. Non so se starà bene come cerchietto, comunque penso di aver abbastanza azzeccato il colore, almeno per lo chignon. E non è che di biondi c'era tanta scelta. Questa qua non so bene dirvi quanto l'ho pagata, tipo 2 euro, una cosa così. E è sintetico ovviamente. E sono molto carine queste qua, cercatele dai cinesi, perché come chiudi, cioè messe qua all'ingresso, all'inizio dello chignon, stanno veramente bene. Altra cosina che ho comprato, segnalata da mia sorella, è un mascara, perché avevo bisogno di un mascara. Sto usando il Love Extreme di Essence, però volevo anche provare da tantissimo questo Miss Manga di L'Oreal, e ho trovato questo qua in offerta, che è praticamente il Miss Manga versione Punky. Devo provarlo, lo proverò adesso nel weekend, perché non so se andrò al lavoro in ufficio, magari mi fa delle super mega ciglia. Comunque era carino perché era in offerta a 8,90€ e ti davano praticamente in dotazione anche la pochettina, così porta trucchi. Magari la userò per metterci il burro cacao, il rossetto, insomma, se lo voglio portare nella borsa. E il mascara è questo qui. Non so dirvi perché non l'ho provato, non l'ho aperto. Comunque è la versione Punky. So che forse ce ne sono due, Manga e Punky. E era rimasto questo, io gli ho chiesto se era nero e mi ha detto di sì, Black Noir Mascara, quindi è carino, 8,90€ con la pochettina in omaggio. E questo qua l'ha scoperto mia sorella, che l'ha preso, non so se lei ha preso il Punky o un altro, però quando sono andata io la sera, lei l'ha preso la mattina, e c'erano solo questi. Poi altro acquistino, che non lo so, secondo voi cosa può essere un altro acquistino? Un paio di scarpe, tanto per...
Lo so che sono... Tra un po' vi dico, ragazze, che riuscirò forse ad avere una postazione più decente delle scarpe. Ne sto collezionando a bizzeffole. Comunque, non ho resistito. L'avevo già vista l'altra volta quando sono andata a prendere le simil Stan Smith Superstar. Avevo visto queste qua, ve le faccio vedere, sono meravigliose. Guardate. Sono l'imitazione, diciamo, delle Nike, delle Roche Run, che sono le Nike che hanno fatto praticamente. Mia sorella, tra l'altro, ce le ha Bordeaux, le Roche Run. E io, quando ho visto queste, sono rimasta colpita dall'eleganza, nel senso che per essere una scarpa da ginnastica l'ho trovata elegante, in quanto, rispetto a tutte quelle che ho visto, io volevo già prendere le Nike. Solo che poi ero indecisa perché ho detto, boh, non le uso tanto, poi sono bassa, non è che mi ci vedo tanto, anche metterle un po' più eleganti, però mi sono sempre ispirati quei look, mi hanno sempre ispirato quei look che vedo in giro. E quando ho visto queste, che ho visto tutte quelle che incontravo in giro di imitazioni, diciamo, senza marca, avevano sempre le stringhe bianche, o comunque le stringhettine in contrasto. Quando ho visto queste, ragazze, ho visto che le stringhettine erano blu, erano così di tessuto nido d'ape, avevano il vellutino così in parte, ho detto no, queste qua, la forma comunque della Nike Roche Run, perché non ha nulla da invidiarle, al di là che non sarà confortevole all'interno, le ho volute assolutamente prendere. A distanza di qualche giorno sono andata ad acquistarle dai cinesi, per chi fosse dalla zona dei cinesi vicino a Bosio, e siccome era l'ultimo numero 37 rimasto, le ho prese nell'immediatezza, quando sono andata a prendere anche il mascara, e queste qua le ho pagate, ragazze, ero andata in realtà per prendere i tappetini americani, poi dopo ho preso anche queste due cosine, e l'ammorbidente. Comunque ho preso queste qua, che sono bellissime, di questo blu notte, con la solettina bianca, e non vedo l'ora di metterle, mi piacciono un sacco. Le ho pagate soltanto 12,90€, quindi un buon prezzo, direi. Un ottimo compromesso. E niente, ragazze, questo era tutto per quanto riguarda questo piccolo triste shopping. Era più bello quello di sabato. Io sto già morendo di caldo, ho già il fettone, non so come mai. Adesso vi saluto, vado a fare il mio shampoo mega antigiallo della L'Oreal. Io vi saluto e vi mando un bacio. Finalmente ho recuperato le mie lenti a contatto, così non sarò più con questi bruttissimi occhiali. E vi mando un grosso bacio, commentatemi sotto, provate Coco Chanel perché è identico. E noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao!